quando si è trattato di scegliere il centro per la nazionale olimpica americana, Chuck Daly non ha avuto che l'imbarazzo della scelta. Molti sono i giocatori dotatissimi dal punto di vista fisico e tecnico che agiscono vicino al canestro nella National Basketball Association. Non molti però sono in grado di correre come un centometrista, saltare come una guardia e capire il gioco come uno scienziato. E non molti hanno un'esperienza internazionale vastissima che va dai panamericani alle olimpiadi, ai campionati mondiali. Così la scelta di Chuck Daly è ovviamente caduta su un nome: David Robinson. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando David Robinson era un diciottenne magrolino di 1,96 m scarso che non amava particolarmente il basket e giocava nella posizione di ala piccola. Quel diciottenne, entrato nell'Accademia Navale per diventare sommergibilista, ne è uscito 4 anni più tardi, alto 2,16 m e considerato da tutti gli osservatori NBA il centro più forte mai nato dopo Kareem Abdul-Jabbar. Nato il 6 agosto 1965 a Key West, in Florida, David Robinson è figlio di un ufficiale della Marina Militare. Dopo un'anonima carriera cestistica presso la Osborne Park High School di Manassas, in Virginia, David entra a Navy, iniziando un massacrante training in termini militari. Durante il primo anno, però, la sua altezza arriva a superare i 2,10 m, senza per questo che il ragazzo perda in coordinazione. Assieme ai centimetri crescono le motivazioni e assieme alla matematica, suo primo amore, il basket diventa per David un'autentica materia di studio. Ogni anno i progressi compiuti sono sensazionali e entro il 1987 Robinson è diventato in possesso di 33 record individuali a Navy e viene eletto miglior giocatore di una stagione che conclude infilando 50 punti contro Michigan nel primo turno del torneo NCAA. Ovvio che i derelitti San Antonio Spurs dell'epoca spendano la prima scelta assoluta per lui, anche se prima di 2 anni non scadrà la ferma con la Marina Militare. Cestisticamente, il 1987 e il 1988 sono annate poco felici, visto che le uniche due occasioni per giocare Robinson le ha nei Panamericani e nelle Olimpiadi. Manifestazioni in cui la nazionale a stelle e strisce incassa da Brasile ed Unione Sovietica due cocenti sconfitte, che fanno da contraltare al titolo mondiale conquistato nel 1986 a Madrid. Quando arriva il grande giorno dell'esordio tra i professionisti NBA, molti pensano che la ruggine accumulata sia troppa e che i San Antonio Spurs di Larry Brown, patetici l'anno precedente, tali rimarranno. La realtà però non corrisponde a questo modello di sviluppo. Robinson diventa un'autentica potenza, segnando 24 punti a partita e condendoli con 12 rimbalzi, 4 stoppate e 2 assist di media. Gli Spurs portano in un solo anno incredibilmente le proprie vittorie in regular season da 21 a 56 e il titolo di matricola dell'anno è l'ovvia conclusione di una simile stagione. Il titolo di Rookie of the Year è solamente il primo alloro di una serie destinata a allungarsi, nobilitata nel 1992 dalla nomina a miglior giocatore difensivo della NBA per l'inusitata capacità di abbinare intimidazione e reattività. Nessun centro prima di lui ha mai corso lungo il campo con tale naturalezza. Pochi hanno potuto disporre di due mani di tale morbidezza, anche se il repertorio offensivo è senz'altro suscettibile di affinamento. A 26 anni,
Il mondo è comunque tutto di David Robinson, anche perché sono pochi i giocatori ad avere una simile propensione all'apprendimento. Al di là degli eccellenti voti scolastici, infatti, David dispone di un'intelligenza fuori dal comune, che gli permette di imparare velocemente qualsiasi cosa, dalle tecniche di navigazione alla musica, suo ultimo hobby, in cui pare particolarmente versato. Cestisticamente, il cielo è il solo limite che si può porre a miglioramenti che potrebbero anche farne in futuro l'ala piccola, meno piccola del mondo. Come dire che per David Robinson il meglio deve ancora venire. Different.